sono Mauro e sono il direttore di una rivista per bambini e per ragazzi, ma anche per i loro genitori, che si chiama Dada. Volevo così darvi qualche indicazione su come usare il proprio corpo per dipingere. Per far questo, la prima cosa da fare è innanzitutto pensare che si può dipingere con tutte le parti del corpo. Ma allora posso fare un'opera d'arte anche con piedi, naso e mani? Certo, puoi fare un'opera d'arte con tutto il corpo. Puoi usare tutto il corpo, puoi rotolarti nel colore e poi dopo lasciarti andare su una tela o su un grande lenzuolo e vedere le impronte che lasci. L'importante è non aver paura. Il corpo va usato tutto. Pensa che ci sono alcuni pittori che progressivamente hanno abbandonato il pennello perché sentivano che era troppo distante il pennello dalla tela. E allora che cosa hanno fatto? Hanno usato direttamente la mano. Uno di questi è Miró. A Miró piaceva entrare nel colore, sentirsi colore, diventare colore. Noi su Dada, questa rivista che ti dicevo di cui io sono direttore, abbiamo una foto unica, più unica che rara, dove si vedono le mani di Miró che direttamente prendono il colore e dipinge direttamente sulla tela. Quindi si può fare tutto, l'importante è non avere paura. Ma si può, tu pensa che addirittura forse la prima opera d'arte fatta con i piedi inconsapevolmente è stata fatta da quell'australopiteco, da quel progenitore dell'Homo sapiens, che ha lasciato un'impronta nel fango nell'Africa centrale. Quella è un'impronta che è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. E questa è la primissima opera d'arte. Certo, sicuramente l'australopiteco non sapeva che diventava così famosa la sua impronta, però sono moltissimi gli artisti che lasciano le loro impronte. Uno di questi, ad esempio, è Yves Klein. Yves Klein è stato un pittore che ha lavorato moltissimo con un solo colore, pensa che ha dato anche il nome a un blu, il blu Klein. E lui che cosa ha fatto? Non ha mica avuto paura, lui ha preso la mano, guarda un po' come sto facendo io, e questa è una cosa che possono fare tutti, ha preso la mano, l'ha messa nel colore, blu. La sua impronta. Quindi vedi che è possibile. Le opere d'arte in questo caso sono due. Una è la tua mano piena di colore e l'altra è l'impronta che viene lasciata su una tela. Ma attenzione, si può usare tutto. Ad esempio, ti dico Leonardo, per dire, che cosa faceva? Faceva usare ai suoi modelli o alle sue modelle, li faceva mettere contro la tela. Di profilo, di fronte, oppure se erano gruppi di modelli, li faceva mettere uno di fianco all'altro e proiettando una luce molto forte segnava il profilo che i loro corpi lasciavano e da questi poi incominciava a dipingere. Si pensa che l'ultima cena sia stata fatta proprio così, proiettava. I corpi proiettati sulla tela diventavano poi i modelli su cui poi Leonardo dipingeva. Ma c'è stato un altro pittore molto più recente che cosa ha fatto? Che solo con il dito dipingeva. Prendeva il colore, un foglio e faceva l'impronta. Questo pittore si chiama Manzoni, Piero Manzoni. Piero Manzoni cosa voleva dire con questo gesto, che può essere apparentemente semplice, un'impronta digitale? Lui addirittura questa impronta l'ha fatta non tanto sul cartoncino, ma l'ha fatta su un uovo. L'uovo è un po' l'origine, il simbolo della vita. Facendola sull'uovo voleva dire, guarda, questa impronta sull'origine della vita, sull'uovo, dà a me il senso che sono unico. Perché, come tu sai, l'impronta è
unica per ogni individuo e diversa tra tutti gli individui. Quindi si può dipingere con tutto, si può dipingere soprattutto con i piedi, lasciando delle impronte, come ti ho detto prima, mettendo i piedi nel colore, si può dipingere usando il proprio corpo come sagoma, si può dipingere usando le mani, si può dipingere usando il corpo per lanciare il colore. Ecco, Pollock, un altro grande artista che ha fondato l'Action Painting, è stato un artista che ha usato il corpo per lanciare il colore. E quindi non è stato fermo con il pennello, quasi immobile, per poter copiare dal vero. Ha usato tutto il corpo, quasi come una danza, per poter lasciare delle grandi tracce su dei grandissimi pannelli che poi diventavano dei pannelli, dei quadri dai mille colori. Mi insegna a fare altri disegni? Allora, ti voglio suggerire due modi per usare il corpo come opera d'arte. Da un lato, devi sapere, e lo sai, che il corpo trasmette le emozioni, trasmette i nostri sentimenti. Quando siamo tesi abbiamo dei movimenti da burattino, quando siamo calmi ci lasciamo andare, quando siamo rabbiosi tutti i nostri muscoli si tendono, quando siamo incerti invece sembra che tutti i nostri muscoli siano un po' tremolanti. Ecco, questo è il nostro corpo. Il nostro corpo è un trasmettitore di emozioni. Allora possiamo fare un esperimento, anzi due esperimenti. Il primo esperimento è che tu diventi una scultura. Diventi tu stesso opera d'arte. Come può il mio corpo, io, diventare calmo, diventare una scultura calma? La prima cosa da fare è sdraiarsi, abbandonarsi, come quando ci si abbandona alle onde del mare. I muscoli non sono più tesi, le dita sono allargate, le gambe leggermente divaricate, sono sul pavimento e mi sento come appoggiato nel pavimento. Poi posso cambiare la mia scultura, il mio corpo diventa incertezza e quindi disequilibrio, possibilità di cambiamento instabile. E allora cosa farò? Mi metterò in piedi, cercherò di sollevare una gamba, allargarla il più possibile, allargare le braccia, spingere un po' indietro la testa, la nuca, sperimentare ancora di più il senso di incertezza e di disequilibrio mettendomi sulla punta del piede. Si sentirà che tutto il corpo trema e questa scultura è una scultura fragile, può durare poco, forse un istante o forse qualche secondo. Come posso invece diventare una scultura col mio corpo che rappresenta la tensione? La tensione è qualcosa che porta tutti i miei muscoli ad essere come rattrappiti, ad essere anche lo stesso viso diventa un viso quasi più attento, un viso tirato. Tutti i miei muscoli quindi saranno tesi verso l'alto. La mia schiena sarà dritta, le mie braccia saranno proiettate verso l'alto e sembra quasi che vogliano prendere le nuvole. Anche le mie gambe saranno tesissime. Sarò proprio come una corda di elastico. E la rabbia? È per diventare una scultura che rappresenta la rabbia? Allora la rabbia è qualcosa che stringe, qualcosa che porta ad avere la minima espansione. Chi è arrabbiato è tutto contratto. Quindi prima cosa mi siederò, porterò le ginocchia il più possibile vicino alla faccia, la faccia dentro, il viso dentro, in mezzo alle ginocchia e le braccia che cercano di stringere il più possibile le mie gambe. Questa è la rabbia. Queste sono sensazioni, ma sono anche sensazioni che sono servite molto agli artisti per poi rappresentare nelle loro pitture, nelle loro sculture, questi sentimenti, perché poi devi sapere che l'arte fondamentalmente è rappresentazione di emozioni e di sentimenti. Però si può fare un secondo
Esperimento. Posso prendere una parte del mio corpo. La mano, più facile, il piede o un braccio. Lo disegno su un cartoncino bianco, quindi ho bisogno di 4 cartoncini bianchi per rappresentare le 4 emozioni. Disegno la stessa parte del corpo 4 volte. E quindi come faccio adesso, una volta che ho questi 4 esemplari, a trasformarli? A trasformarli in un dipinto, in una pittura calma. Per portare alla calma la mia parte del corpo disegnata, mi basterà, provate, immergere il cartoncino in un acquerello, in un bagno di acquerello colorato, color blu. Lo immergo, lascio che il blu copra tutto il mio disegno, tolgo il cartoncino, lo metto ad asciugare e la mia parte del corpo sarà immersa in una nuvola blu. Come poi posso fare per dare l'idea dell'incertezza sempre a questa parte del corpo? Prendo il cartoncino con la parte del corpo disegnata e lo copro tutto con del gesso bianco. Sembra quasi che la mia mano, il mio braccio, il mio piede scompaiano come in un mare di nebbia. Ecco il senso dell'incertezza. E la tensione? Come posso fare a rappresentare la tensione? In questo caso, la parte che ho disegnato del mio corpo, posso innanzitutto colorare tutto di nero la parte che circonda il perimetro del mio disegno. E poi dentro, con un carboncino o con un pastello a cera nero, riempirlo di righe. E la rabbia? Ma la rabbia non c'è niente di più facile. Prendo il mio pezzo di cartoncino dove è disegnata la mia parte del corpo e che cosa faccio? La strappo in 5, 6, 7 pezzi, diventando io stesso rabbioso. E poi che cosa faccio? Poi la ricompongo, ma dando sempre l'idea che questi pezzi sono stati strappati, sono stati lacerati. Vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, non abbiate paura di usare il vostro corpo per metterlo direttamente nel colore, per usarlo come opera d'arte e soprattutto pensare che le strade dell'arte sono infinite.